L'Associazione Culturale La Città del Sole è una realtà associativa che opera sul territorio di Pignataro Maggiore dal 1999 e che in questi anni ha sviluppato numerosi ed importanti progetti culturali. La Città del Sole nasce dall'esigenza di valorizzare il territorio e di proporre nuove attività culturali che aiutino la crescita della comunità. Negli anni l'associazione è riuscita a consolidarsi come valido punto di riferimento di espressioni culturali ed artistiche di tutto il circondario. Nonostante la Città del Sole operi in tutta la provincia, le sue radici rimangono comunque ancorate a Pignataro Maggiore. Una difficile cittadina passata alle cronache nazionali per fenomeni di criminalità organizzata. Un paese di 6.000 abitanti in cui l'assenza di spazi e strutture in cui potesse esprimere ed organizzare iniziative pesa ogni giorno di più. Un vuoto dunque che l'associazione cerca di colmare e lo fa anche e soprattutto grazie all'importante presenza di giovani. Quello che caratterizza la nostra associazione è l'importante presenza di giovani che riescono a dare nuovi e continui impulsi alla realizzazione di iniziative. E il forte carattere intergenerazionale della Città del Sole ha dato vita alla realizzazione di una rassegna musicale per gruppi emergenti, Monte Wave, unica nel suo genere in provincia di Caserta. L'idea del festival nasce dal bisogno di aprirsi ai giovani proponendo loro nuove iniziative e dandogli spazi che oggi riescono sempre meno ad ottenere. Centinaia di persone al corso al concerto hanno potuto vivere l'esperienza di ascoltare musica libera in uno spazio incontaminato come Monte Oliveto. Il Monte Wave è diventato un appuntamento importante per tutti i ragazzi amanti della musica. Con grande soddisfazione, nonostante le mille difficoltà che affrontiamo ogni giorno, che nelle scorse edizioni siamo riusciti a portare sul palco artisti e gruppi di fama nazionale come Sinigallia, Giorgio Canali e gli A67. Dalla musica alla sperimentazione teatrale, Macbeth, Salomè, Yubi Rua, negli anni sono state molteplici i laboratori con le scuole messi in piedi. L'associazione è riuscita ad avere negli anni un vero e proprio laboratorio permanente. Importante è lo spettacolo Cala Cala Sole, messa in scena di rituali e canti di lavoro contadini di Terra di Lavoro, da cui è poi nata anche la pubblicazione di un CD contenente i canti stessi. Mi è capitato di partecipare a molte attività teatrali. Con l'associazione ho avuto la possibilità di sperimentare nuove forme di socializzazione e di creatività giovanili. Sguardo alle nuove generazioni e al futuro dunque, ma anche al recupero della memoria, per non dimenticare. Così sono ormai 10 anni che la Città del Sole commemora la giornata della memoria ed è proprio in quest'ottica che si inserisce la pubblicazione del volume Eccidi nazisti, Pignataro Maggiore, ottobre 1943, una comunità ferita si racconta. L'importante testo, curato dal vicepresidente dell'associazione Giovanni Borrelli, porta alla luce dopo anni di oblio le stragi del periodo della Seconda Guerra Mondiale perpetrate nella cittadina. Il 12 e il 14 ottobre del 1943 le truppe naziste stanziate sul territorio di Pignataro Maggiore compiono degli efferati eccidi che vedono coinvolte 25 persone, tra cui un bambino di pochi mesi. Ma quello che si è realizzato in queste settimane è probabilmente il progetto più ambizioso della Città del Sole, l'acquisto di uno stabile da offrire all'intero territorio. Una struttura che avrà porte aperte, una vera e propria casa della cultura. Abbiamo per questo lanciato un progetto chiamato Diamo una casa alla cultura, una serie di iniziative volte a sensibilizzare la comunità e a sostenere lo scopo. Prendere una vecchia struttura e rivalorizzarla, moderno centro polifunzionale e di archivio documentazione. È una grande sfida che diventerà probabilmente una delle mosse più coraggiose ed innovative nel recente panorama culturale del territorio casertano.